Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Torno a parlarvi di attrezzatura. Non mi piacciono più questi tipi di video dove parlo solo di attrezzatura, sembra una marchetta. In realtà li sto a provare sti cosi e sono molto fighi. Sono delle barre LED. Ma prima sigla! Anche i cervi hanno detto sì. Stop! Buona l'ultima! E certo, dopo 27 volte girano i video di Aldo Ricci. Allora, poi vi parlerò anche di questa luce qua. Ve la faccio un attimo vedere al volo così senza che sfascio niente. Di questo, no, non riesco. Quindi non ve ne parlo oggi, però è interessante. Allora, sto provando da due giorni queste. In realtà le ho prese, cioè me le sono fatte dare, però sto viola ha rotto già le scatole e qui già interviene la chicca che poi vi dirò esattamente. Ta. Perché adesso vado un attimo a sistemare il colore perché mi dà un po' fastidio questo colore così violaceo. Tra l'altro è UV, è figo, cioè c'è un bel flare. Vediamo, facciamo rosso. Allora, facciamolo rosso. Lo lasciamo un attimo qua. Ho preso queste barre LED da Casa Musicale Luisi. Quando posso, ragazzi, cerco di aiutare il più possibile i rivenditori locali, perché credo che sia giusto così, in questo periodo ancora di più. Ho preso queste barre LED per l'Academy che stiamo per realizzare. Sarà un'Academy molto diversa, ci sarà tanta interazione tra noi e voi, però questo poi ve lo dico dopo. Li ho presi per creare dei giochi di luce e non pensavo, innanzitutto, di trovare una barra LED. Non è eccessivo il peso, ma soprattutto a batteria. Cioè, ovviamente qui dietro ho tutte le possibilità di linkarle, quindi ho sia l'alimentazione in entrata che in uscita, quindi posso mettere in parallelo. Posso collegarle a un mixer per gestirle tramite dimmer. Poi c'è il tasto on, off e charge, cazzo d'inglese, su questa parte qua. Ho praticamente la batteria, adesso ho la batteria al 75% e posso andare a scegliere la modalità di utilizzo. L'altro sta parcheggiato qui dietro. Qui avevo pensato le appenderò qui alla parete per creare questi giochi di luce. Tra l'altro, non so se l'avete viste nel video che abbiamo girato, un video backstage molto stupido in realtà, niente di che. Cosa sicuramente tanto 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 interessante, ve lo faccio vedere, è che una volta che l'abbiamo linkati sull'applicazione, qui avete l'applicazione e praticamente potete andare a scegliere i colori, quindi mo ve lo metto qua alla laterale così guardate anche quello dietro, potete scegliere i colori, quindi potete fare un blackout, potete metterla a tempo di musica, quindi va a tempo di musica, siamo un coglione, va a tempo di musica, possiamo fare blackout. Possiamo utilizzare andare in automatico, quindi cambia da solo, colore fisso, quindi posso andare a scegliere proprio il colore fisicamente, posso andare a fargli fare un tilt per esempio, quindi qua andrà velocemente a fare questo cambio, posso mettere pan e tilt, posso mettere, ci dovrebbe essere anche quello che fa l'effetto tipo kit supercar, credo di sì, e in questo momento facendogli fare questo movimento lui
la vede come se fosse una barra unica, mentre se vado da quest'altra parte ovviamente me le linka e lavora insieme su un unico colore. Posso mettere la modalità strobo, sempre decidendo il colore, quindi che ne so, vado sul bianco e gli faccio fare lo strobo, no, strobo white, eccolo qua. Posso fare questo per fare, che ne so, giochi fulmini e saette, vabbè, insomma, si possono fare tante cose. Questo perché ho deciso di parlarvi di questo prodotto. Voi direte, che cazzo ce ne frega a noi di questo prodotto, mica un prodotto foto-video. Allora, in parte avete ragione, però credo che bisogna anche imparare a conoscere, intanto tiro fuori il logo, a riconoscere prodotti interessanti che magari non fanno parte del nostro mondo, perché questi sono barre LED più da eventi, da insomma, per chi fa eventi principalmente, quindi discoteche, per chi fa spettacoli. Sicuramente questo è un prodotto che useranno i service, però chi se ne frega. Cioè, io so dell'idea che se un prodotto è valido, lo fanno sia bianco che nero, funziona bene, 30 watt di potenza, ricaricabile a batteria, potete portarvi dove cazzo vi pare, li mettete dove vi pare, come vedete non flickerano, sono stabilizzati, quindi non avete problemi di flickering quando fate un video. Ma che volete di più? Cioè, tante volte ci andiamo a sbattere la testa su prodotti che costosi perché sono verticali del nostro mondo, quando potremmo trovare delle alternative come queste. E la cosa figa è che queste potete comprarne 1, 5, 10, 20 e linkarle tutte insieme con l'applicazione. Io comunque vi lascio il link qua sotto, così andate sul sito di Casa Musicale Luisi, perché raga, andate a comprarlo da Casa Musicale Luisi. Casa Musicale Luisi, vi lascio il link qua sotto, chiedeteli di questo faro o su Facebook o su Instagram, dove pare. Secondo me è molto figo, molto 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 figo. Ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere che cosa ne pensate. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, seguitemi a tutte le parti. Buona luce. Girano i video di Aldo Ricci.